Benvenuti, in questo tutorial riprenderemo in mano l'installazione Kubernetes che abbiamo fatto su DigitalOcean, in cui abbiamo installato appunto un WordPress, un MySQL, un PHP MyAdmin e sul quale abbiamo fatto puntare due domini, WordPress e PHP MyAdmin. Ora lo implementeremo provando ad installare anche un certificato HTTPS in modo da avere appunto una connessione sicura, quindi vedremo come installare un certificato HTTPS con Let's Encrypt su Kubernetes. Quindi tutta la parte di come si installa, eccetera, era nel tutorial precedente, non sto a farvela vedere, quindi vi farò vedere solo le implementazioni necessarie, partendo da quella base di configurazione che avevamo visto in precedenza. Nel caso non l'abbiate visto, vi linko il video in descrizione. Allora, prima di procedere facciamo un attimo un recap, insomma, di tutto quello che avevamo fatto. Quindi abbiamo creato un secret in cui avevamo messo le password di MySQL, avevamo poi creato uno storage per MySQL, quindi è un luogo fisico in cui potesse appunto salvare insomma, i suoi dati. Poi abbiamo fatto un deployment e con un service annesso che appunto ci permetteva di raggiungere MySQL. Poi abbiamo creato un deployment di PHP MyAdmin che al suo interno conteneva anche un service che anch'esso andava a prendere le password dal nostro ambiente MySQL Secret che avevamo creato in precedenza e poi un host che appunto richiamava il service di MySQL e appunto permetteva la connessione. Infine abbiamo creato altri due elementi, un WordPress Storage che come per MySQL insomma abbiamo chiamato pvclaim e lo abbiamo connesso al nostro deployment di WordPress e qui come vedete appunto qua lo richiamavamo per poter salvare appunto tutti i file statici eccetera di vari plugin eccetera di WordPress e infine un servizio che ci esponeva WordPress all'esterno. Il tutto questo poi potremmo appunto associare dei domini a WordPress PHP tramite un ingress che avevamo definito qui. Un ingress che avevamo definito qui e che avevamo poi collegato al nostro load balancer che avevamo appunto creato tramite questa apposita sezione di DigitalOcean che ci permetteva appunto di aggiungere dei componenti. Avevamo aggiunto un Nginx Ingress Controller che appunto poi richiamavamo qua e che ci permetteva poi appunto di gestire questi due domini e indirizzare dei servizi associati, ovvero PHP My Admin Service e WordPress Service. Poi nell'ultimo tutorial vi avevo fatto vedere questa cosa che però è molto comoda, ovvero il file customization. Con il file customization abbiamo praticamente tramite questa dicitura qua richiamiamo tutti i nostri file e quindi possiamo con un solo comando deployare tutta la nostra architettura in questo modo. Tramite kubectl, aspettate che pulisco un attimo lo schermo, kubectl apply-k.slash, con questo comando appunto in automatico in sequenza legge tutti questi file e ce li deploya su Kubernetes. E quando vogliamo appunto cancellare tutto, magari perché siamo in una fase di testing, eccetera, ci basta fare kubectl delete-k.slash. Quindi in questo modo, insomma, abbiamo una gestione un po' più veloce del deploy e della cancellazione, insomma, se non vogliamo star lì a richiamare ogni singolo file. Ovviamente questa è una procedura buona in fase di prima installazione o di testing. Ovviamente in produzione un po' meno, è meglio poi gestire ogni singolo file con il suo deploy, con l'apply che abbiamo visto nel tutorial precedente, insomma. Quindi, fatte queste premesse, possiamo iniziare a implementarlo per i nostri certificati HTTPS. Ok, come vedete qua abbiamo il nostro dominio phpmyadmin.p82 che non è sicuro e anche wordpress.p82 che non è sicuro, quindi adesso andiamo a metterli in sicurezza. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nel nostro
la nostra dashboard di Kubernetes e attivare questo add-ons, ovvero Chart Manager, che è appunto il servizio che ci permetterà di poi generare i certificati, quindi andiamo ad installarlo, ci metterà un attimo, ma mentre lui lo installa possiamo andare a creare le nostre configurazioni qua dentro. Il primo file che dobbiamo creare è un cluster issuer, un kind cluster issuer, possiamo chiamarlo come volete, io lo chiamo general issuer perché ho chiamato anche l'ingress general ingress, quindi lo chiamo nello stesso modo, ma potete chiamarlo come volete. Poi incolliamo questo codice qua. Ora qua ve lo spiego un attimo, qua dobbiamo mettere nginx. Ora, allora, questo è il nome del nostro issuer, Let's Encrypt Prod. Poi, qua abbiamo le specifiche ACME, ovvero che questa parte vi serve solo se lo state facendo in staging, mentre dobbiamo partire da qua. Sotto ACME abbiamo server e come vedete chiamiamo l'API di Let's Encrypt. Qua dichiariamo la nostra email che vogliamo usare per registrare il nostro certificato e qua richiamiamo la nostra private key che è appunto Let's Encrypt Prod. Poi qua abbiamo un solvers e questo solvers ci richiama appunto un processo HTTP 01 e il nostro ingress che sarà Nginx. Quindi questo insomma praticamente è diciamo colui che emette che permette al nostro sistema appunto di registrare il certificato. Poi andiamo nel nostro file customization e andiamo a chiamare il nostro issuer, ma lo mettiamo prima del general ingress, che credo che sia la zona più giusta per lui, quindi general issuer.yaml. Poi andiamo nel nostro ingress e qua sotto nginx, andiamo a mettere questi due elementi qui. Come vedete qua stiamo andando a chiamare il Chart Manager, ovvero quel buon signore che dovremmo aver finito di installare qui, ok, dovremmo averlo finito di installare qui, quindi se noi andiamo qui e facciamo kubectl get pods, andiamo se lo vediamo da qualche parte, ok, non qua, proviamo a in get svc. No, get all. Ok, qua non c'è, però comunque dovremmo averlo installato, ma partirà quando lo chiamiamo tramite lo issuer, quindi proseguiamo, comunque qua è installato, quindi andiamo avanti. Quindi insomma qua chiamiamo il nostro chart manager e qua gli diciamo il tipo di challenge che vogliamo per generare il certificato. Ci sono varie tipologie, io ho scelto la HTTP 01 che come vedete abbiamo richiamato anche qui, che è appunto quella tramite il dominio, perché poi esiste un altro metodo, ce ne esistono vari, una tramite la convalida dei DNS eccetera. Però diciamo questa per me è quella più comoda, quindi ho fatto l'HTTP 01 e qua come vedete andiamo a chiamare il nostro Let's Encrypt Prod, che anche questo l'abbiamo chiamato qua nell'issuer. Quindi fatto questo non è finita qui, dobbiamo ancora implementare ancora una roba nel nostro general ingress, ovvero dobbiamo andare a implementare a dichiarare il nostro TLS. Ok, quindi qua, come vedete qua richiamiamo i nostri domini per dirgli che questi devono andare sotto certificato. Sto guardando se l'allineamento è giusto, dovrebbe essere giusto.
Quindi, in teoria qua dovremmo avere tutto quello che ci serve. Credo di non essermi dimenticato niente, però per la serie non si sa mai. Vabbè, proviamo a lanciare la nostra applicazione. Stavolta facciamo kubectl apply -k, punto slash, che come vi ho fatto vedere, come vi ho spiegato prima, prende tutti i dati del customization e se c'è qualche cambiamento li aggiorna il Kubernetes. Ok, come vedete il nostro ingress è stato configurato e il nostro Let's Encrypt prod cluster issue è stato creato, quindi riproviamo a fare get pods, guardiamo. Come vedete qua ora sono apparsi due ACM, questi qua sono i due pod che ci aiutano a generare il certificato. Ora facciamo un get svc e facciamo un get ingress, scusate. Ok, quindi ora in teoria dovremmo avere il certificato sulla porta 443. Incrociamo le dita e vediamo che succede. Olè, come vedete il nostro adesso abbiamo una connessione sicura. Andiamo qui, facciamo che qua aggiorna e olè, anche qua abbiamo la nostra connessione sicura. Quindi, come avete visto, creare un certificato HTTPS con Kubernetes è piuttosto semplice. Vi basta appunto costruire un general issuer, attivare un cert manager, poi comunque vi farò vedere anche come farlo dove non c'è l'autoinstallazione del cert manager. Ovviamente si può installare anche manualmente il cert manager, magari farò un tutorial apposta anche su questo. Insomma, comunque una volta che avete il vostro cert manager installato, create un issuer in cui appunto andate a chiamare Let's Encrypt Prod, chiamate le sue API, gli passate la vostra email, gli dite il tipo di come volete generare il certificato, nel nostro caso tramite HTTP 01, e poi andate nel vostro ingress, e qua insomma nelle annotation vi basta aggiungere queste due righe qua e poi questo schema TLS qua sotto in cui dichiarate i domini che volete mettere al sicuro. Insomma, per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.